Volo diretto da Catania, hotel 4 stelle in mezza pensione, guide e ingressi ai monumenti tutto a 750 euro a persona. Guarda il programma dettagliato sulla pagina Facebook dell'Aeriatours. A Istanbul, dal 24 al 28 aprile 2019, con l'Aeriatours. La Piccola Accademia presenta Filomena Marturano, commedia in tre atti di Edoardo De Filippo, con la regia di Franco Calvanese. La compagnia si esibirà al Cine Teatro Ideal a Ragusa. Da più di 30 anni a Ragusa soddisfa la clientela più esigente. Oltre 1000 etichette di vini rigorosamente siciliani, le migliori grappe italiane e le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. Per Natale, pensa al tuo regalo, con le eleganti confezioni personalizzate da poter spedire in tutta Italia e anche oltre. Da Vini Olindo troverete anche i panettoni artigianali Valenti di Ragusa e di Stefano di Raffadali e una vasta scelta di prodotti tipici di alta qualità della nostra isola. Inoltre Vini Olindo seleziona i migliori vini sfusi siciliani e nazionali. Venite a trovarci, vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa, telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete. A Ragusa è gratis! Choco Modica 2018, dal 6 al 9 dicembre. Oro certificato. Seguici su chocomodicaofficial.it. Salve amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Parleremo dell'incontro che c'è stato oggi alla Camera di Commercio con molti sindaci per parlare del futuro politico delle città che sono ormai diventate delle città-stato. Parleremo del PD con la lotta per le primarie. Parleremo dell'aeroporto di Comiso con un'intervista a Pippo Di Giacomo, del Comune di Ragusa, del decreto sicurezza e poi della grande operazione della Guardia di Finanza che ha bloccato in un veliero qualche tonnellata di droga, quindi un'operazione incredibile. Dunque apriamo con l'incontro della Camera di Commercio. Noi ci siamo andati perché avevamo già in qualche modo compreso che l'iniziativa ha un senso, perché da tempo, ma io lo dico da tempo, ormai sono le città-stato, cioè sono queste città alle quali la legge, l'ordinamento, i regolamenti hanno dato tanti di quei compiti, però senza le risorse. In pratica le città dovrebbero essere così brave da creare occupazione, da trovare i soldi per pagare i servizi, insomma diventano delle aziende che sono però
come posso dire, che hanno, che sono regolamentate, quindi con la trasparenza e tutto, anche se in certi casi non è così, e però a questo punto noi abbiamo bisogno che i sindaci siano davvero delle persone in gamba, che riescano a portarci avanti. Detto questo, si era staccato il microfono, detto questo, diciamo, vedete, oggi ci sono stati lì alla Camera di Commercio tanti sindaci, vedete Giannone, Ammatuna, c'erano anche ex sindaci, presidenti del Consiglio, il sindaco di Chiaramonte Gulfi. Perché ci vogliono dei bravi sindaci? Perché, come dicevo prima, visto che lo Stato ha chiamato i sindaci a fare gli imprenditori, a trovare soldi, a cercare sponsor e tante altre cose, ecco perché ci vogliono persone purtroppo che dedichino molto tempo a questo lavoro e che abbiano le competenze. Io ho ascoltato qualche intervento, ho ascoltato in particolare poi quello di Roberto Ammatuna, che ora sentirete nelle interviste. Roberto Ammatuna ha detto delle cose che sono particolarmente preoccupanti. Lui ha puntato, vista la professione che fa, non quella di sindaco, quella di medico, ha puntato il dito sulla sanità, dicendo che questo comitato, questo movimento, dovrebbe immediatamente pensare ad una grande conferenza sulla sanità, perché stiamo regredendo, stiamo andando indietro quotidianamente sui servizi che possiamo offrire. La sanità è oltre che salute, è vita, quindi capite che mi sembra una cosa giusta. Poi le infrastrutture, ma sulle infrastrutture sono fermati tutti, non c'è dubbio, perché quello è il nodo cruciale. Se nel passato il fatto di essere limitrofi era bello, perché ci ha reso immuni da tante cose, oggi però non è più possibile e bisogna obbligatoriamente avere le vie per comunicare in tutti i sensi. Allora c'erano anche altri colleghi, vediamo questa intervista fatta a Roberto Ammatuna. Ripartire nuovamente dalle città, mi riporto indietro di 25 anni, nel 93 furono i sindaci a fare partire una primavera particolare, si può ripartire, la sinistra può ripartire così? È da parecchi anni che in Italia si è portata avanti una politica che è partita sempre dal vertice e che poi ha come rifluenze tutte le scelte politiche verticistiche nei territori. E tutto questo ha portato guasti importanti e profondi nella società italiana. E con questo esperimento che noi stiamo portando avanti si vuole ribaltare questa concezione profondamente sbagliata della politica, che è quella invece di ripartire dalla base, ripartire dai territori, perché vede, come diceva un mio illustre concittadino, le città non sono un cumulo di pietre e le città non sono nemmeno un'entità urbanistica. Le città sono il luogo di incontro dei cittadini, dove nascono i bisogni, quindi bisogna partire dai bisogni dei cittadini e quindi proporre poi al vertice tutte le scelte politiche nell'interesse esclusivo dei territori. Queste scelte politiche sbagliate degli anni passati hanno creato una frattura che è figlia di leggi elettorali profondamente sbagliate. Quando i deputati vengono nominati a Roma non hanno nessun interesse a seguire il territorio ed è normale che poi siano fedeli al capo, siano fedeli al sovrano. Ecco, questa esperienza vuole essere una rivoluzione, usando questo termine con le cautele opportune, una rivoluzione, un esperimento che si sta tentando in Italia in molte zone del nostro paese, l'esperienza di Pizzarotti, l'esperienza di tanti altri sindaci, appunto, che vogliono ribaltare questa concezione politica stantia, vecchia, che tanti guasti ha determinato nel nostro paese. È proprio il senso e l'essenza vera di questo esperimento, è proprio questa: ripartire dei territori per portare avanti una buona, una bella e sana politica. Insomma, se dovessimo dare un giudizio, dobbiamo certamente dire che è stato un incontro in cui c'erano
molte persone che sapevano quello che stavano facendo. Cioè, voglio dire, non era quell'incontro in cui ci sono tante persone così perché gli hai telefonato e allora vengono, poi sbuffano, non vedono l'ora di andarsene, come accade certe volte nelle campagne elettorali, no? Perché nelle campagne elettorali c'è il fatto che si contano i presenti, c'è qualcuno che li conta uno a uno e in base a quante presenze ci sono in una certa manifestazione uno pensa che siano voti. Non è così e ce ne siamo accorti proprio nell'ultima campagna elettorale. Però oggi ho visto che la sala a più del 50% era piena, poi questo è l'inizio, dopo c'era più gente, però tutti quelli che erano lì ascoltavano con grande attenzione, con grande interesse quello che dicevano i sindaci. E su questa storia, che oggi i sindaci in mano hanno tanti problemi, non hanno i fondi e in qualche modo si deve fare, questo è un problema che noi sappiamo. Allora è inutile che aumentano, dice, come si fa? Dobbiamo aumentare ancora le tasse perché la spazzatura deve essere esattamente, dobbiamo incassare tanto quanto spendiamo. E vabbè, però certe cose poi il limite si su più di là non si può andare, insomma lo si capisce. E, tornando all'iniziativa, c'è uno che è rimasto abbastanza soddisfatto, che è Giorgio Massari, si è impegnato in questa operazione post-elettorale e ha dei consensi. I consensi sono le presenze dei sindaci che alla fine condividono la sua iniziativa. Quindi siamo, come dice lui stesso, abbiamo iniziato a iniziare. Vediamo cosa dice. Siamo arrivati alla conclusione dell'inizio, perché stasera presentiamo questo movimento che abbiamo costruito in questi mesi, facendo convergere le idee e le esperienze di tante realtà della nostra provincia. L'idea è quella di mettere in movimento un movimento per la politica, per il rinnovamento della politica e in modo particolare per il rinnovamento del centrosinistra, perché siamo convinti che c'è una domanda di politica soprattutto in questo ambito. È necessario costruire un percorso e costruire una identità. Stasera facciamo questo momento e da qua inizierà poi un continuo dialogo con le nostre realtà, che avrà altri momenti di incontro e di approfondimento. I sindaci sono stati i primi sostenitori di questa idea, perché i sindaci sono coloro che si trovano in prima linea nelle città e nella necessità di dare risposte ai cittadini a fronte di poteri e di risorse estremamente scarsi. La nostra idea è quella che bisogna guardare la politica con gli occhi delle città. Significa che devono essere le città a definire l'agenda politica sovracomunale e nazionale. E questo significa innestare nella nostra nazione una capacità di aderenza molto più profonda ai veri bisogni delle persone. Significa cominciare realmente a creare un popolo, a costruire un popolo, dando delle risposte che sono, secondo il discorso del centrosinistra, discorso di sicurezza, di libertà, di uguaglianza, di maggiore sviluppo, di servizi più efficienti. Ecco, questo era, diciamo, il compendio di questo incontro che c'è stato oggi. Però vi dicevo che fra i relatori c'era anche Pippo Di Giacomo, il deputato, l'ex deputato, ex sindaco. E devo dire che lui è stato, lo hanno anche ricordato in questo incontro, fra coloro che hanno dato vita, i padri, diciamo, fra i padri dell'aeroporto di Comiso. Ora ci si rende conto che l'aeroporto di Comiso poteva essere, doveva essere, ma non è quello che doveva e poteva essere. E su questo qualcuno ha delle colpe. Ora, siccome nel passato le colpe le hanno date sempre tutte a me, nel senso che, per quello che dicono, perché io non ho gestito l'aeroporto, quindi no, non credo che sia mio. Ancora oggi questo microfono ha deciso che non sta al suo posto. Quindi a questo punto cosa dobbiamo dire? Che Pippo Di Giacomo oggi, in questa intervista che sentirete, mi sembra che voglia sfogarsi.
e dire anche un po' di quelle cose che forse nel passato non poteva dire, perché ci sono delle regole e in una società uno può gridare, ma poi a un certo punto deve abbassare la testa di fronte alla forza dei numeri. La forza dei numeri vuol dire se c'è la maggioranza vince la maggioranza, ma è qui il guaio, e questo è il guaio, perché quando fu il momento giusto, io so che Pippo Di Giacomo è andato a Catania cercando di convincerli a portare qui altri voli, perché alla fine è Catania che deve pensarci, non c'è riuscito perché alla fine è la forza dei numeri, e quelli dicono puoi gridare quanto vuoi ma noi siamo di più e siamo di più. Allora sentiamo cosa dice Pippo Di Giacomo, lui è preoccupato e naturalmente è una preoccupazione che condividiamo tutti, sentiamo. Ma certo, insomma, viviamo tutti in una grande preoccupazione per il futuro dell'aeroporto di Comiso, che ha avuto l'avventura di vedere squagliare un patrimonio di 14 milioni di euro attraverso canali. Non voglio obiettare nulla su iniziative e comportamenti amorali, perché sicuramente non ci sono stati, però certo hanno sciupato un patrimonio che facilmente avrebbe potuto condurre Comiso a sfondare già dal primo anno e mezzo il milione di passeggeri e quindi avvicinarsi al break even. Invece non ci sono i soldi e non ci sono neanche le rotte. Adesso pare che qualche spiraglio si stia aprendo, speriamo bene, però come dire, i risultati dell'implementazione di nuove rotte si vedranno negli anni. Attualmente occorre invece un management e un'ascesa in campo dell'imprenditoria Iblea a sostituire il socio privato, che è una società in liquidazione, quindi ci sono anche le condizioni giuridiche per poterlo fare, perché fin quando Catania continuerà non solo a disinteressarsi di Comiso, ma addirittura essere concorrente di Comiso. Ricordo che i voli low cost non esistevano a Catania prima dell'apertura di Comiso e hanno sempre sbattuto la porta in faccia a Ryanair e alle altre compagnie low cost, e che quindi con Comiso si sono inventati una vocazione low cost. Fin quando ci sono iniziative di questo genere e null'altro, come dire, il management di Catania è stato veramente funesto e deleterio, configurando le condizioni per le quali il sindaco di Comiso potrebbe senz'altro revocare la concessione. Ma se non si vuole arrivare a questo, bisogna che ci siano dei segnali ben chiari, e bisogna che l'imprenditoria della provincia di Ragusa, le sue grandi banche, i suoi imprenditori e quant'altro mettano la mano in pasta, perché l'aeroporto di Comiso è una cosa buona e può essere anche una cosa redditizia, però ha la necessità che il territorio se ne prenda cura nel suo management, nella sua strategia. Ma comprando cosa? Le quote dell'Intersac o le quote del Comune? Non ho le quote di Intersac, mi sto riferendo alla parte privata, non alla parte pubblica, perché il pubblico può anche esercitare un proprio ruolo, è stato immaginato in questo modo, ma è chiaro che il management deve essere saldamente nelle mani dell'imprenditore privato. E quindi, insomma, rassegniamoci che se ci sarà un passo indietro ancora una volta da parte della provincia nelle sue realtà produttive, poi non ci dobbiamo lamentare se alla fine il catanese fa il catanese, il cinese fa il cinese, l'australiano fa l'australiano. Come interpreta le dimissioni di Cappelli? Ma da quello che io so, si tratta, come dire, di impegni di carattere personale, per problematiche sopraggiunte proprio all'interno della sua famiglia e dei suoi affetti. Certamente Cappello è stato caricato, come dire, di un onere insopportabile, questo bisogna dirlo, insomma, però per quello che io ne so, come dire, il passo indietro non è determinato da problemi inerenti alla gestione dell'aeroporto di Comiso in qualità di amministratore delegato, ma insomma per delle ragioni afferenti alla sua condizione personale. Ma chi dovrebbe guidare questo aeroporto ora? Ma chi deve guidare l'aeroporto? Non mi piace rispondere con una domanda su un'altra domanda. Una società in liquidazione con dei liquidatori può nominare l'amministratore delegato? Mi fermo qui.
Che vi devo dire? L'ultima frase è anche comprensibile, come si può, chi è in liquidazione non può certo nominare. E allora chi deve fare l'amministratore di questa società? E questo è il punto dolente. Qui bisogna capire cosa vogliono fare. Parlavo con un ex amministratore dell'aeroporto oggi e diceva: c'è l'unica speranza è che se lo prenda tutta Catania, almeno così. E l'abbiamo detto, sì, va bene, è questa la speranza se vogliamo far funzionare almeno ed in parvenza l'aeroporto, ma non è questo quello che ci aspettavamo, perché se questo doveva essere il volano dell'economia, non poteva certo essere la ruota di scorta di un aeroporto più grande. Doveva essere un punto su cui ci si batteva per essere concorrenziale, per portare più voli, per fare arrivare più turisti. Noi non ci siamo riusciti e chi ha amministrato per questi anni, non vi dico, la colpa è questa. Non è la colpa che ha sprecato i soldi, ha detto Di Giacomo, sono sprecati i soldi io, e tutti diciamo che non se li sono certamente rubati, ma la colpa è quella, cioè di aver continuato a restare lì tranquillamente pur sapendo che ci si avviava al baratro senza però dire oh io di qua non ci voglio stare più, io mi dimetto. Poi ha detto Di Giacomo che per Cappello si è dimesso per motivi personali, ed è vero, ma è anche vero che si era rotto le scatole. Insomma, allora uno c'è motivi personali, mentre mi avete rotto le scatole vi manda a quel paese. Ora domani diventano operative le sue dimissioni, vediamo chi ci mettono dentro, ma quello che ha detto Di Giacomo è vero. Le infrastrutture sono alla base della nostra Sicilia. Allora intervengono, e questa è bella, intervengono quelli del comitato pendolari che usano i treni per andare a lavorare, no? Mi pare giusto. Va bene, ora lasciamo stare il discorso che per andare da Catania a Palermo hanno tante volte detto che dovevano fare l'alta velocità light, cioè un po' più della velocità normale, e che dovevano fare in modo che entro il 2014, pensate un po', si sarebbe potuto andare da Catania a Palermo in 2 ore e 30, ma in verità non è così perché ci vogliono sempre 3 ore, insomma 3 ore sono 180 km, vuol dire che si viaggia, insomma non è certo l'alta velocità. Ma non è questo che ci preoccupa in questo momento, perché no, 3 ore. Ci preoccupa invece l'elenco di tutte quelle cose che si dovevano fare che non sono mai state fatte. Intanto partiamo dal raddoppio della Catania-Palermo. Se si raddoppiasse anche i tempi verrebbero ridotti. Altre operazioni, era previsto il raddoppio della Castelbuono-Patti sulla zona dall'altra parte, ma manco se ne parla. La Fiumifreddo-Giampilieri, la Caltagirone-Gela, la linea è chiusa dall'11 maggio 2011 per il crollo di alcune arcate di un ponte ferroviario e siamo a 7 anni e non si hanno date certe per la sua apertura. La Caltagirone-Gela, guardate che comunque è un collegamento che potrebbe essere di importanza turistico, niente. E andiamo avanti, la Gela-Canicattì, questa tratta. Sono stati spesi 35 milioni per ammodernarla, ma alla fine non abbiamo fatto nulla. Poi nel 2003 erano previsti 300 milioni per velocizzare l'Alcamo-Trapani, 600 milioni per velocizzare la Siracusa-Ragusa-Gela, 600 milioni nel 2003. Ma quando mai sono stati, che fine hanno fatto questi soldi? Poi la bicocca Targia, nel 2003 76 milioni di tutte queste opere, qualcuno ci potrà spiegare lo stato dei lavori o dei finanziamenti in alcuni casi dal 2003 a oggi che questi tempi, insomma, vabbè. Mi pare un buon motivo per protestare,
Quindi pioggia di miliardi per le ferrovie, ma da tutte le parti, escluso che da noi, perché è chiaro che tutte queste cose dovevano avvenire, ma non ci sono. Poi ci sono altre, raddoppio della Palermo era 650 milioni, lasciamo stare, queste cose non ci saranno mai. Questa è la data, è il 18 luglio del 2003, quando in un giornale della Sicilia c'era scritto pioggia di miliardi per le ferrovie, ma la pioggia è stata soltanto una sbrizzoneata, non era una pioggia. Chiudiamo questo argomento e andiamo a parlare di intervento della Guardia di Finanza. Oggi c'è stata una importante conferenza stampa perché l'operazione della Guardia di Finanza, che è stata poi un'operazione a livello regionale, ha portato dei risultati eccellenti. Guardate questa immagine, in pratica è stato fermato un veliero, uno yacht insomma, un veliero mi pare bulgaro, dove a bordo, come vedete, c'era tutta questa bella roba. Ora è chiaro che in queste cose ci devono essere delle segnalazioni, insomma, quindi vuol dire che l'operazione di intelligence è stata molto forte e si è ottenuto un risultato eccezionale. Pensate quanto avrebbe fruttato tutta questa droga sul mercato. C'era per noi Teresa Guarnuccio, vediamo cosa ha fatto. No, è stata un'operazione veramente brillante, non avrei altri aggettivi per definirla, che dimostra ancora una volta come la cooperazione internazionale fra le autorità giudiziarie e le autorità investigative porta sempre agli ottimi frutti, soprattutto nei confronti della repressione di questi traffici, di questi crimini che sono transnazionali. Grande collaborazione con la Spagna, veramente una sinergia, un'intesa perfetta. Sì, infatti, perché noi abbiamo avuto l'informazione dalle autorità spagnole, il dato è poi stato sviluppato dai nostri reparti della Guardia di Finanza, sono stati in grado di individuare in tempi brevissimi la nave, chiedere l'autorizzazione alle autorità olandesi per l'abordaggio, effettuare poi l'operazione e accertare effettivamente questo trasporto di quasi 11 tonnellate di hashish. Ecco, le indagini mirano anche a scoprire i canali di provenienza e di destinazione della droga. No, questa indagine si ferma qua, con la contestazione degli articoli 73 e 80 del DPR del 109 del 90, perché è un'indagine che non nasce nell'ambito di un'attività investigativa svolta da Eurojust o comunque da altre procure distrettuali delle italiane, ma lì nasce proprio da una informazione di natura di intelligenza, praticamente, come diceva il referente spagnolo, che fa questa segnalazione, il dato viene sviluppato in loco, chiamiamolo, dallo SCICO e dalla Guardia di Finanza e dalla DCSA, e porta praticamente al sequestro della sostanza stupefacente. L'indagine si ferma qui, non ci sono sviluppi allo Stato. Comunque il canale di Sicilia si rivela sempre più anche un'autostrada della droga. Certo, e lo dimostra il dato praticamente che ha illustrato il colonnello Alemanno, se non ricordo male, no, il colonnello Cirio, il quale praticamente ha detto che nel corso degli ultimi 3 mesi abbiamo avuto sequestri importantissimi e di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, tutti sulla stessa rotta, dal Nord Africa verso, diciamo, l'Italia o comunque verso l'Europa. L'importante è il lavoro di intelligence e quindi la notizia che vi è arrivata grazie all'intelligence. Abbiamo notizia di un barco a vela che può essere dedicata al traffico di stupefacenti e con pochi dati se remite alla polizia verso canale ufficiale, con una molto buona risposta per parte dell'organizzazione italiana, che in pochi giorni traduce la nostra intelligenza, la nostra informazione in un risultato più efficace. La collaborazione sicuramente, questo è un esempio di stretta sinergia tra la componente territoriale e quella la nostra componente aeronavale. In tempi brevissimi abbiamo organizzato un servizio, una volta che siamo stati attivati come territorio, e siamo stati in grado di poter dare la necessaria supporto e cornice di sicurezza a un'attività che comunque era un'attività complessa. Tutta l'attività di polizia giudiziaria poi è stata sviluppata sul territorio nel porto di Pozzallo. Una volta che l'imbarcazione è stata messa in sicurezza, è stato poi possibile procedere a quelle che sono le attività
tipiche di queste situazioni, quindi con la perquisizione del mezzo, l'individuazione di quelli che sono gli elementi, avete visto, cioè, ci sono insomma anche diverse strumentazioni tecniche che adesso è stata sequestrata, la quantificazione della quantificazione messa in sicurezza, perché comunque parliamo di 11 tonnellate di sostanza stupefacente che adesso dobbiamo comunque in ogni caso abbiamo dovuto cautelare e mettere in sicurezza, anche perché non è semplice poi anche custodirla e appunto mettere a disposizione della tutela giudiziaria. Era contenuta in oltre 400 sacchi? Sì, poi dalle immagini è anche possibile vedere che sostanzialmente non c'erano neanche particolari sistemi di occultamento, anche perché il quantitativo rispetto alla tipologia di imbarcazione utilizzata non permetteva poi un occultamento. Anche per questo motivo probabilmente le persone, i due membri dell'equipaggio, alla vista dei militari o comunque quando si sono resi conto che ci sarebbe stato un controllo, hanno cercato di affondare l'imbarcazione. Assolutamente in velocità, sia in termini di preparazione, sia in termini proprio di impiego dei mezzi, perché come dicevo prima, con il mezzo aereo abbiamo dovuto individuare un obiettivo che fosse compatibile con ciò che cercavamo. Una volta individuato, fino all'ultimo momento non abbiamo avuto la certezza che fosse quello che cercavamo, e questa cosa è stata resa particolarmente complessa dalle condizioni meteo, perché fondamentalmente il timore era di andare a fermare un'imbarcazione dove c'erano due normalissimi diportisti, e con quel tipo di mare avremmo potuto mettere in pericolo i militari e i diportisti stessi senza un esito positivo in termini operativi. Invece il fatto che poi abbiamo avuto la certezza che fossero soggetti bulgari che navigavano con continuità da almeno 36 ore ci ha un po' orientato. La scelta giusta è stata quella di non farli preoccupare immediatamente, perché noi, per quanto siamo capaci di impiegare il gommone, un team di abbordaggio per salire a bordo, ovviamente in quelle condizioni di mare avevamo qualche obiettiva difficoltà. Abbiamo cercato di ottenere la collaborazione, di avere un atteggiamento collaborativo senza metterli troppo sull'avviso. Hanno capito che erano veramente l'oggetto dell'attività soltanto quando hanno visto salire i militari a bordo, perché loro, quando gli abbiamo chiesto i documenti, erano assolutamente disponibili, venivano dietro con questa imbarcazione per darci i documenti e togliersi dall'impaccio. In realtà, quando i militari sono saliti a bordo, si sono resi conto che non avevano via di scampo. Hanno continuato a far finta di nulla e già qualche minuto prima avevano tagliato le condotte dell'acqua, per cui l'imbarcazione sarebbe affondata in pochi minuti, insomma. Battevano bandiera olandese, questo è stato un particolare, un dettaglio che ha destato ancora più sospetti, oppure no? No, devo dire che in assoluto non è un dettaglio particolarmente eloquente, potevano essere effettivamente dei diportisti in navigazione, cioè la bandiera olandese è una bandiera assolutamente consueta nel Mediterraneo, anche perché il numero di imbarcazioni che battono quella bandiera è elevatissimo. Sì, la nostra attività di indagine ormai va avanti da diverso tempo e ci ha dimostrato che in effetti il Canale di Sicilia è un crocevia di traffici illeciti, sicuramente per quanto riguarda il traffico di importanti quantitativi di stupefacenti, ma sicuramente anche di migranti e anche contrabbando di tabacchi lavorati. Soltanto negli ultimi mesi abbiamo fermato altre due navi, una a Catania e una a Palermo, con 20 tonnellate ciascuna di stupefacenti di tipo hashish. Stiamo facendo un'attività investigativa molto spinta anche con la direzione di distretto antimafia di Palermo, che ci sta appunto facendo emergere anche delle connessioni con il territorio nazionale, rispetto alle quali naturalmente stiamo facendo degli approfondimenti. Quindi la nostra attività viene mantenuta alta anche grazie all'impiego dei mezzi aeronavali del corpo. Insomma, questo tipo di interventi sostanzialmente li può fare solo la Guardia di Finanza, che quale polizia economico-finanziaria sul mare è l'unica che dispone di questo tipo di strumentazione, di questo tipo di dispositivo di contrasto. La direzione ha compiti di coordinamento delle operazioni nazionali e internazionali e di analisi e studio, quindi sta sviluppando appunto in sinergia con le altre forze di polizia un approfondimento delle rotte. Si è constatato che il Marocco ha aumentato la sua produzione di hashish e quindi si è appunto verificato che la rotta mediterranea è una di quelle particolarmente privilegiate, perché appunto attraverso il Canale di Sicilia le imbarcazioni generalmente arrivano verso l'area libica e da lì poi la droga viene smistata verso tutto il territorio europeo. L'Italia in particolare ci interessa, ma anche verso la Grecia e la Turchia. Avete interloquito con tutte le autorità straniere, cioè è il vostro compito? Sì, il compito della DCSA è assolutamente quello, perché siamo, come dire, l'interfaccia tra i reparti italiani
Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, perché noi siamo un'organizzazione interforze, quindi siamo l'interfaccia tra l'Italia e l'estero. Quindi, in modo celerissimo peraltro, perché è in 72 ore se non... Assolutamente sì, noi siamo operativi H24, quindi rispondiamo al telefono H24 proprio perché la velocità delle operazioni impone un intervento rapido e soprattutto coordinarsi con l'esterno e superare quelle differenze anche di legislazione, di modo di operare, e noi siamo qui per questo, per supportare i reparti territoriali. Sostanzialmente il risultato è loro, noi siamo di ausilio. Questa è Teleiblea. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo via Failla, Ragusa. L'evoluzione e l'innovazione per un nuovo modo di insegnare a guidare tutti i mezzi, dalle auto più piccole alle più grandi, alle moto di varie cilindrate. La nuova autoscuola Melinda, che vanta un arredamento moderno ed originale, garantisce i migliori risultati grazie ad una tecnologia all'avanguardia e alla decennale esperienza della titolare del suo staff. Autoscuola Melinda. Chiedi un preventivo personalizzato per diventare in poco tempo un guidatore provetto e disciplinato. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo via Failla, Ragusa. Istanbul, per la sua storia millenaria, ricca di monumenti straordinari, è una delle città più belle del mondo. A Istanbul, dal 24 al 28 aprile 2019, con l'Area Tours. Volo diretto da Catania, hotel 4 stelle e mezza pensione, guide e ingressi ai monumenti, tutto a 750 euro a persona. Guarda il programma dettagliato sulla pagina Facebook dell'Area Tours. A Istanbul, dal 24 al 28 aprile 2019, con l'Area Tours. Gioco Modica 2018, dal 6 al 9 dicembre. Oro certificato. Seguici su ciocomodicaofficial.it. Vini Olindo. Da più di 30 anni a Ragusa soddisfa la clientela più esigente. Oltre 1000 etichette di vini rigorosamente siciliani, le migliori grappe italiane e le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. Per Natale pensa al tuo regalo con le eleganti confezioni personalizzate da poter spedire in tutta Italia e anche oltre. Da Vini Olindo troverete anche i panettoni artigianali Valenti di Ragusa e di Stefano di Raffadali e una vasta scelta di prodotti tipici di alta qualità della nostra isola. Inoltre Vini Olindo seleziona i migliori vini sfusi siciliani e nazionali. Venite a trovarci, vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa, telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete. A Ragusa è gratis! Allora, complimenti alla Guardia di Finanza per il lavoro che è stato fatto e vi rendete conto quanto fastidio abbiano dato ai trafficanti. Poi io mi chiedo, questo è un altro discorso che faremo per quanto riguarda il decreto sicurezza, ecco, quali sono i controlli che ci sono a mare, perché i radar, io questo un giorno vorrei anche capire come funzionano queste cose. Però prima di parlare di sicurezza e di altro, invece andiamo
al comune di Ragusa. C'è una lamentela, del Movimento 5 Stelle, tanto vedete le immagini del Consiglio Comunale di oggi di cui parleremo. C'è una lamentela del Movimento 5 Stelle che fa riferimento alla questione dell'asfalto su Viale dei Platani. Ora, non c'è dubbio che trattandosi di un lavoro imponente, perché la via Viale dei Platani è una bella strada, bella grande, e poi è molto importante, e si deve creare qualche difficoltà. Ma quando le difficoltà sono poi a fin di bene, nel senso che poi la strada sarà sistemata, migliorata, bisogna fare buon viso a cattiva sorte, cioè a cattivo gioco. Come quando è il problema dell'ospedale, ci rendiamo conto che ci sono stati dei disguidi, ci sono delle difficoltà, ma bisogna appunto rendersi conto che tutto è a fin di bene. Questo stesso discorso è stato riportato dall'assessore Giuffrida, che risponde agli uomini della Lega, del 5 Stelle, non della Lega, del 5 Stelle, e dicendo: ma queste preoccupazioni ve le siete poste quando eravate voi alla guida della città, perché in quel modo ci sarebbe stato, avreste fatto delle lamentele più costruttive, e probabilmente oggi il discorso dei lavori l'avremmo fatto tanto tempo fa e non sarebbe stato prima di Natale, perché le preoccupazioni sono proprio quelle prima di Natale. E a proposito di prima di Natale, dobbiamo dire che il Comune sta già mettendo a punto tutta la questione che riguardano le luminarie, e il sindaco lo ha già detto, le luminarie sono quasi pronte e quindi avremo la possibilità di accendere le luci con tempi assolutamente impensabili nel passato. E addirittura la cosa che ci saranno queste illuminazioni particolari che dovrebbero servire anche a fare da richiamo, insomma, quindi una cosa abbastanza interessante. Le faremo vedere appena avremo anche idee più chiare su questo. Dobbiamo anche dire che oggi, ecco, in Consiglio Comunale c'era un argomento molto importante, o meglio, generalmente in queste cose, quando si arriva alle variazioni di bilancio a fine anno, che si fanno entro il 30 di novembre, c'è il sangue che scorre, no? Il sangue politico, naturalmente. C'è il sangue che scorre, quindi bisognava, ci aspettavamo chissà che cosa. Invece queste variazioni di bilancio sono passate come oleate, no? Cioè è stato bello facile, non c'è stato neanche una lamentela, un richiamo, un chiarimento, niente, è stato tutto passato così. A questo punto uno si chiede: ma che forza che ha questa amministrazione, ha messo d'accordo tutti, anche i 5 Stelle, che praticamente per, diciamo, statuto avrebbero dovuto fare la guerra, come era stato fatto l'anno scorso con l'amministrazione di Piccitto, quando le opposizioni sulle variazioni di bilancio avevano tessuto una trama molto particolare. E invece il Movimento 5 Stelle non si è preoccupato, e quindi questa cosa è passata. Ci siamo anche noi preoccupati e abbiamo chiesto all'assessore Salamone di spiegarci come mai una cosa così rara che è accaduta proprio stasera, cioè il fatto che alle variazioni di bilancio nessuno ha aperto bocca. Vediamo cosa dice l'assessore Salamone. Allora, abbiamo parlato con il consigliere Cavola, stranamente nessuno dell'opposizione ha detto aperto bocca su queste variazioni che sono state approvate così. Cosa c'era di importante tanto da non fare parlare nessuno? Devo dire che anche io sono rimasta stupita per la mancanza di interventi, però oggettivamente si è trattata di una variazione del bilancio, l'ultima variazione consentita per l'anno. Certamente queste cose durano due ore, tre giorni addirittura.
Certamente, quando le variazioni sono consistenti e rilevanti, allora è chiaro che ci possono essere diversi interventi, emendamenti o comunque delle proposte, ecco, da parte dei consiglieri. Di fatto era una variazione che è prevista dalla legge, che ha riguardato, anche se somme consistenti, però molte sono state semplici variazioni da un capitolo all'altro, e le nuove risorse che sono state si sono rese disponibili da settembre, dall'approvazione del bilancio fino adesso, hanno riguardato in effetti poche voci, non sono variazioni rilevanti, quantomeno non nelle linee strategiche. Probabilmente è stato questo il motivo per cui non ci sono state importanti interventi. Ecco. Ecco, questo è l'assessore Salomone. Vabbè, dice, l'assessore la cosa l'ha presa, dice, bella è, grazie tante. Anche se su alcune cose ci diceva che intanto sono state approvate, sono state messe nel bilancio, nella variazione, però non è detto che si vada avanti, per esempio il caso del distretto turistico, abbiamo visto che tanti comuni hanno già deciso di uscirne, noi ora parleremo di turismo perché c'è stata un'iniziativa, la Travel Expo, che si fa, la Travel Expo Road, cioè quella che va un po' in giro in tutta la Sicilia portando le offerte delle agenzie, degli operatori e delle agenzie direttamente sul posto, e quindi anche a Ragusa. Quindi alcune cose ancora si devono si deve entrare nel particolare. Però anche lei ha detto, non me l'aspettavo, però siccome si trattava di cose abbastanza normali e non c'era nulla di preoccupante, è andata così. Allora io però ho voluto insistere, ma appunto le opposizioni che cosa hanno detto? Lascia stare il Movimento 5 Stelle, che probabilmente avrà forse trovato anche qualche accordo politico, e il PD. Vabbè, allora sappiamo che il PD è molto impegnato in questo momento perché si sta facendo la lotta alle primarie. Sappiamo che comunque ci sono due correnti, Piccione e Faraone, sono due nomi un po' particolari, e a Ragusa c'è un po' una spaccatura. Ora il problema è capire se serve per contarsi, perché chi è con Piccione e chi è con Faraone, oppure è l'ennesima comprova della spaccatura, e che quindi vuol dire che alla maturità ancora non ci si è arrivati. In ogni caso avevamo un consigliere comunale, Mario Chiavola, lì, e gli abbiamo chiesto perché non ha detto una parola. Vediamo. Allora, consigliere Chiavola, fra le altre cose c'era un punto molto importante a fine anno, generalmente variazione di bilancio e compagnia bella, queste cose vengono discusse ampiamente. Oggi niente, manco una parola. Sì, è strano, è veramente strano che le opposizioni non sono intervenute, hanno deciso di non intervenire su questo argomento. Io avevo pronto l'intervento che è rielaborato da quello che avevo fatto in commissione, cioè un intervento che riguardava queste variazioni, chiedendo all'assessore come mai non erano state previste somme per l'agricoltura, per i bisogni degli agricoltori ragusani. L'assessore mi ha spiegato che metteranno nel prossimo bilancio, avevo intenzione di capire in che modo è stato rifinanziato di nuovo il distretto turistico, siamo ente attuante, possiamo rifinanziarlo, però non era nostra intenzione finanziarlo, però è presente in queste variazioni di nuovo che è stato rifinanziato. Ovviamente non ho avuto soltanto l'opportunità di fare l'intervento dal momento che mi sono dovuto un attimo allontanare all'interno del comune perché avevamo un incontro sulla nomina del componente della commissione centri storici, che non era più rinviabile perché siamo l'unico partito a non aver ancora fornito il nome. Potevo di certo immaginare che 5 minuti di assenza sarebbero andate alla fine della discussione. Nella maggioranza nessuno è intervenuto. Nella maggioranza nessuno è intervenuto. Scusa, della opposizione. L'opposizione, ecco, nessuno è intervenuto. Non potevo immaginare che tra 5 consiglieri del Movimento 5 Stelle, 2 consiglieri di liste civiche, io e Dasta mancavamo perché coinvolti in questo momento di riflessione sulla nomina del componente della commissione centri storici, non potevo immaginare che non
intervenisse nessuno. Cioè, normalmente questo tipo di argomenti durano un'ora, due ore in aula, non vanno così non vanno così veloci. Evidentemente i colleghi della minoranza hanno ritenuto di non dire la loro opinione. Ripeto, io avevo l'intervento pronto, che era l'intervento che avevo fatto già in commissione, rielaborato per avere chiarimento. Ovviamente non avremmo mai votato la variazione del bilancio perché non ci appartiene completamente. Questa è Teleiblea. Erano impegnati in altre cose. Questo comunque denota che c'è un clima amichevole in questa amministrazione, in questa amministrazione Cassì, insomma, sono tutti amici e alla fine non si preoccupano di tanto. Torniamo un attimo alle luminarie, perché la data in cui si inaugura è il 2 di dicembre, ci saranno questa illuminazione, a breve ci sarà anche una conferenza stampa in cui ci spiegheranno alcune iniziative particolari. Vi ricordo che sono partiti anche i presepi, i concorsi a Chiaramonte, a Ragusa, Giarradana si sta preparando. A Caltagirone c'è un'iniziativa che si chiama Decoriamo di Natale la piazza. In pratica, giorno 2, a partire dalle 10, un gruppo di ceramisti della città decoreranno la pavimentazione della piazza del municipio nel cuore del centro storico. Durante la giornata ci sarà anche una sfilata di moda organizzata dall'associazione Art Directors. Va bene, quindi a Caltagirone verranno dipinte le ceramiche della piazza principale. Vi dicevo, parliamo di turismo, perché oggi a Ragusa, al Mediterraneo per essere esatti, si è svolta questa iniziativa voluta dall'amico Toti Piscopo, dalla Logos, dal giornale Travel No Stop. In pratica fanno il discorso che se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va a Maometto, al contrario, se la montagna non va a Maometto, è Maometto che va alla montagna. È un'iniziativa simpatica perché praticamente prevede che le agenzie di viaggi vengano raggiunte nelle loro città, in questo caso a Ragusa, dagli operatori, e si possa quindi avere uno scambio di servizi proprio sul posto. Quindi l'iniziativa è di Toti Piscopo e funziona abbastanza bene. Toti Piscopo lo abbiamo intervistato perché è un esperto del turismo e poi vive a Palermo, quindi ha stretto contatto con quella che è la realtà turistica. Allora sentiamo cosa dice Toti Piscopo. Ma credo che vadano un pochino meglio, insomma, no? Cioè, il turismo ha ripreso a camminare, mi sembra che quest'anno si sia concluso in maniera eccezionale per un po' tutte le destinazioni turistiche siciliane. C'è una forte segnale di ripresa, ma principalmente credo che c'è una ritrovata volontà collettiva di fare, cosa che avevamo dimenticato già da tanti anni. Il proliferare di tanti bed and breakfast, di case diverse, che da una parte creano qualche problema, ma dall'altro alimentano e indicano una volontà collettiva di investire nel turismo. Quindi i siciliani non si sentono più dei soggetti passivi, bensì dei soggetti attivi. La tua manifestazione?
a cosa mira, diciamo? Beh, la nostra manifestazione, come sempre, mira a creare un momento di grande interesse, di grande contrattazione tra il sistema distributivo delle agenzie di viaggio e i fornitori dei servizi, siano essi vettori aerei, compagnie marittime o strutture alberghiere. Ecco, questo è il momento di supporto alla commercializzazione che strategicamente avviene in determinati periodi dell'anno, di cui questo è uno di quelli particolari. Con la formula del roadshow, che fa parte di questa grande madre che è Travel Expo, siamo giunti quest'anno alla 14ª edizione e ad aprile, dal 5 al 7 aprile, faremo la 21ª edizione di Travel Expo, che si conferma come la borsa del turismo della Sicilia. Tu sei un osservatore, diciamo, regionale. Ecco, secondo te che giudizio dai della politica regionale nel turismo? Beh, la domanda è difficile e occorrerebbe praticamente una lunga trattazione. In termini di sintesi possiamo dire che c'è tanta volontà di fare, ma c'è tanta impossibilità di fare. Devo dire che forse ci sono anche un modello di difficoltà reale. Cioè, intanto parte dal presupposto che c'è un apparato pubblico amministrativo burocratico che ormai è in fase di totale implosione. Devo dire, questo è a livello regionale, lo viviamo tutti quanti sulla nostra pelle, specialmente chi opera nel settore dell'imprenditoria privata, nel turismo in maniera particolare, perché questo è un anno eccezionale. Avremmo dovuto cogliere l'occasione e l'opportunità praticamente per dare una forte accelerazione in avanti, e in questo credo che siamo impreparati, proprio anche come fatto culturale, come cultura di impresa. Il turismo è un'operazione che riguarda il mondo imprenditoriale privato, e se il settore pubblico non comprende questo o non dà o non governa questo tipo di fenomeno, ovviamente continueremo a rimanere al palo, perché il turismo non può essere appaltato da una burocrazia praticamente ferma che non ha la dinamicità di comprendere le esigenze del mercato che va cambiando quotidianamente. Ecco perché sarebbe tutto quanto da ripensare. Questo ovviamente al di là degli uomini, delle forze politiche che governano, ma proprio come un momento di grande cultura di impresa che ci vorrebbe e si dovrebbe sviluppare. Sì, siamo proprio rovinati, cosa dice Toti Piscopo, che però quando si parla di amministrazioni regionali ci vorrebbero persone anche un po' più competenti, forse anche un po' meno presuntuose, perché come ho sempre detto, in questo settore, che è il settore degli applausi, la gente è convinta che andandosene a Pechino o in Irlanda a fare una mostra ne capisce di turismo. I risultati purtroppo non li vediamo, se non per la particolare attività positiva che fanno gli operatori, ma non tutti, e ci sono molti guai. Chiudiamo il nostro indice con una intervista fatta dalla nostra Teresa Guarnuccio a Renato Meli. Torniamo a parlare del decreto sanità, scusate, del decreto sicurezza, non sanità. Del decreto sicurezza, vediamo come affronta la Caritas, quindi la Fondazione San Giovanni, diciamo la Chiesa in qualche modo, questo problema. E cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri a Monsignor Cutitta, che compie 3 anni di vescovato a Ragusa. Allora sentiamo Teresa Guarnuccio con Renato Meli, noi chiudiamo il nostro indice, grazie, ci vediamo con le prossime edizioni. Dottor Renato Meli è il presidente della Fondazione San Giovanni Battista. Oggi parliamo del decreto sicurezza, decreto Salvini, anche detto così. Quali sono le vostre preoccupazioni e perplessità? Ma le preoccupazioni sono tante, diverse. Si sta affrontando un tema importante, è giusto che venga fatto, che sia stato fatto. Ovviamente bisognava anche ascoltare la base, che cosa accade nei territori. Io più che chiamarlo di sicurezza l'avrei chiamato della legalità, perché in effetti in questo mondo ci sono state delle illegalità, nel senso che insomma c'è chi ha abusato di questo sistema.
Però non si può buttare via l'acqua sporca e il bambino. Ci sono delle realtà virtuose, ci sono, come dire, persone da salvare, persone da curare, e ci sono persone come tutti noi. Le preoccupazioni più grandi in questo momento, onestamente, a dir la verità, io penso riguardino il sociale, in senso lato, perché la mia preoccupazione, comunque, degli addetti ai lavori, la preoccupazione è che queste persone che, diciamo, non avranno l'accoglienza che hanno avuto fino adesso, si riverseranno sui territori. L'ISPI ha segnalato che ci sarà un aumento nelle città di circa 120-140 irregolari, il che significa gente che non esiste per lo Stato, degli invisibili, e questo ovviamente peserà sul clima sociale e anche sulla coesione sociale, ecco, questo è. Perché un irregolare che non ha un'identità, dunque ha due scelte: una quella di delinquere e un'altra quella di essere sfruttato per lavoro nero. E questo avviene tutt'oggi, lo sappiamo, anche nella nostra provincia avviene questo, nonostante tutto. Noi rappresentavamo qui a Ragusa una realtà abbastanza accogliente come territorio, non integrata. Io non parlerei di integrazione, perché le comunità non sono così integrate, ecco. Però erano, come dire, ci si rispettava, nel senso che si stava un attimo così, ci si guardava, ma non in cagnesco, cioè si conviveva. L'episodio ultimo che è messo qualche giorno fa, invece, è frutto di un clima esagerato, quando effettivamente non c'è questo motivo, perché quello che accade all'ospedale di Ragusa è deprecabile. Poi io vorrei fare un appello, e mi piacerebbe confrontarmi con tutti i cristiani o con tutti coloro che si reputano cristiani, proprio sui temi, ma su dati concreti. Perché questo è in buona sostanza poi il nostro essere comunità, e soprattutto, visto che rappresento la fondazione, Fondazione San Giovanni Battista, che è ovviamente legata a doppio filo con la diocesi, ecco, in questo senso non ci si può dire cristiani se poi non si fa un minimo di discernimento nelle comunità, nel pensare questo tema, bisogna parlarne, bisogna informarsi, ecco, tutte queste cose devono essere fatte. Poi c'è un risvolto, un'ulteriore preoccupazione, ovviamente una preoccupazione che riguarda anche e soprattutto gli italiani, anzi nella quasi totalità gli italiani. Nella Fondazione lavorano un sacco di dipendenti, un bel po' di dipendenti. Questi dipendenti, con questo tipo di decreto che è venuto fuori, con questa legge, rischiano veramente il posto di lavoro, perché la Fondazione, ha... Io ho trovato una fondazione che aveva un solo asset, che è quello dell'immigrazione, quindi erano tutti caricati sui progetti sull'immigrazione. La fondazione non è patrimonializzata dal punto di vista finanziario, è patrimonializzata dal punto di vista degli immobili, no? Quindi non abbiamo risorse per poter tenere in piedi una struttura che vada oltre i progetti, e quindi è una grandissima preoccupazione, ma veramente una grandissima preoccupazione questa, soprattutto perché si tratta appunto di padri e di madri di famiglia italiani, ragusani soprattutto, ma ce n'è di tutta la provincia. Quindi queste sono le preoccupazioni più grosse. Si è voluto, senza ascoltare, ma credo anche forse con volutamente, non danneggiare il sistema SPRAR, che è affidato ai comuni. Il sistema SPRAR però è stato studiato da tutto il mondo. Il sistema SPRAR è un sistema che funziona, che via via nel tempo si è andato migliorando e che adesso cominciava ad avere i suoi risultati. Un sacco di aziende vengono da noi a cercare, a chiederci la manodopera, e sappiamo che vengono ingaggiati. Non possono non farlo perché le nostre carte devono essere a posto. Cerchiamo di salvaguardare e di tutelare anche questi lavoratori, ma in questo modo si fa un lavoro di integrazione, o quantomeno si prova a fare un po' di integrazione. Tutto il resto.
Questa è Teleiblea,